sono i compagni di vita più fedeli, più attenti ai nostri sbalzi d'umore e anche al nostro stato di salute. Compagni con cui passare ore in silenzio sul divano o con cui divertirci tutti insieme. Ma in questo periodo di quarantena rappresentano anche il nostro lascia passare per uscire di casa. È solo un modo scherzoso, che però coglie in qualche modo la funzione sociale che i nostri animali domestici stanno svolgendo anche in questa fase così difficile per tutti. Sono tante le domande che ogni giorno viaggiano sul web e non solo, che riguardano il Covid-19 e i nostri animali. Gli esperti ci rassicurano. L'epidemia è sostenuta esclusivamente dalla trasmissione del virus tra uomo e uomo o tramite il contatto con oggetti contaminati. Non abbandonateli perché loro non hanno il coronavirus e quindi non possono ammalarsi e non possono trasmettere. Tuttavia le nostre paure non si placano e carpiamo qualunque informazione ci arrivi a casa, ma stiamo attenti che non tutte sono quelle corrette. E quindi usare dei materiali disinfettanti molto diluiti. Ma anche il musetto, solo le zampe? Cerchiamo di lavare semplicemente le zampe dei nostri animali con acqua e sapone di Marsiglia, quindi senza sgrassare eccessivamente e senza praticamente bruciare la cute dei nostri cani con dei prodotti caustici, letteralmente caustici, come magari si è sentito dire erroneamente in questi giorni. Quando abbiamo dovuto chiudere a causa dell'emergenza il Covid, ci siamo preoccupati soprattutto per quanto riguarda le conseguenze dei nostri gatti, non solo dal punto di vista ristorativo. Joy. Questo perché gli animali, come noi umani, hanno una vita routinaria, hanno dei punti fermi e se noi riusciamo a capire il perché di tutto questo cambiamento, loro non riescono a livello razionale, dobbiamo aiutarli. Quindi vedervi tutto il giorno può sicuramente creare una sorta di ansia, cosa sta succedendo, perché il divano non è sempre mio costantemente. Gli animali sono sicuramente una risorsa e un viatico per la solitudine. E poi pensate una cosa, pensate quanto li stiamo facendo felici, perché loro sono abituati a stare da soli molte ore ad attenderci quando noi andiamo al lavoro. Beh, questa è un'occasione per viverceli e per farli vivere insieme a noi dei momenti di gioia. E mentre noi ci godiamo rigorosamente a casa i nostri amici a quattro zampe, la terra torna a respirare. L'inquinamento tocca i livelli minimi e tanti altri animali si riappropriano degli spazi.